Coronavirus in Italia, Zaia, massima attenzione, pronti a misure drastiche. Lotta alla droga, campagna di Rete Veneta, continuano le adesioni. Sentinelle di quartiere, una ventina le segnalazioni al mese. Ubriaco in scooter contro mano, prende una maxi multa ad Arzignano. A Vicenza, carnevale, più carri, più festa, vittoria di Rete Veneta su una lunga Vicenza. Questa era la sintesi del telegiornale di Vicenza, ma oggi naturalmente ci concentriamo su quella che è la notizia del giorno in tutto il Veneto e anche decisamente a Vicenza, ovvero il coronavirus che ha fatto la sua comparsa proprio in Veneto con due tamponi che sono risultati positivi per quanto riguarda due abitanti di Vo e Uganeo. Quindi stiamo parlando in realtà della provincia di Padova, ma il virus non conosce confini, stiamo parlando della provincia di Padova, proprio a ridosso della provincia di Vicenza. A questo proposito i due sono due anziani che hanno contratto il virus, che è stato riscontrato all'ospedale di Schiavonia. All'ospedale di Schiavonia tutte le persone che sono entrate in contatto, i sanitari hanno appunto dovuto fare il tampone per vedere se il virus è stato contratto anche da loro. Ed inoltre da pochi minuti l'ospedale di Schiavonia è progressivamente sgomberato, completamente, verrà completamente svuotato per essere bonificato del tutto. I due anziani sono ricoverati invece a Padova, uno in reparto di terapia intensiva, il più anziano, 78enne, perché piuttosto serie le sue condizioni, il secondo, 66 anni, è nel reparto di malattie infettive. Abbiamo seguito subito il presidente del Veneto, Luca Zaia. Adesso ci colleghiamo tra pochissimo con Chiara Gaiani, anzi direi subito, perché si trova nel quello che è il centro in Veneto per quanto riguarda proprio l'emergenza, ovvero via Squarcione, la ULS Euganea, e però sta coordinando lì il governatore per tutto il Veneto. Chiara? Sì, in questo momento il governatore sta facendo l'ennesima, un'altra dichiarazione, pare non ci sia però ancora la conferma dall'istituto Spallanzani. Da questo loro stanno aspettando proprio la conferma dei due tamponi risultati positivi in Veneto al coronavirus. Ecco, il governatore Zaia sta parlando, e se tu sei d'accordo, Angelo, proverai a mettertelo in viva voce. Andiamo subito in diretta. Così hai... Sì. Stiamo ancora lavorando, stiamo aspettando tutta una serie di attività da farci. Abbiamo già dato disposizione alla protezione civile che assista un primo campo base con le tende riscaldate e località Schiavonia. Questo semplicemente dal punto di vista prudenziale, se avessimo bisogno. Si farà ovviamente lo screening su tutti i dipendenti della Schiavonia e sui pazienti ovviamente che possono aver avuto rapporti con i contagiati. E poi ovviamente sono tutti cittadini di Vo, chiusura di tutto quello che è pubblico a Vo, di bar, ristoranti, scuole anche. Sì, anche scuole, tutto quello che è aggregazione. Utilizziamo misure massime per evitare, quindi per costruire un cordone sanitario che sia, noi speriamo, sufficiente. Considerate che poi abbiamo tutto il tema del monitoraggio, consideriamo anche di riuscire a svuotare l'ospedale nel giro di 5-6 giorni, ovviamente con tutti i tamponi anche per i pazienti, in maniera tale da dedicare poi nella migliore delle ipotesi per fare un vuoto sanitario dell'ospedale, nella peggiore delle ipotesi per dedicare l'ospedale anche alla cura. Quindi svuotate l'ospedale dai pazienti? Ecco, come hai sentito, è in corso in questo momento un programma di svuotamento dell'ospedale di Schiavonia. Ha confermato l'isolamento del comune di Vauganeo con chiusura delle scuole e anche chiusura di tutti i locali pubblici. Vogliamo sentire ancora se sta ancora parlando, se ci dà altre informazioni. Ovviamente ti dà la risposta forte, poi io spero che si faccia tutto per poco o nulla, però due persone... Per noi, per i nostri lavoratori positivi ci sono, e ci sono altre persone che hanno sintomi influenzali che potremmo verificare velocemente tra
i parenti o le persone che hanno presentato i contagiati, quindi diciamo che si sta aprendo del bello tutta una serie di misure a tutela della salute dei cittadini. Siamo provato quando la notizia? Ho già dato l'istruzione, la produzione penso sia già per strada. E lì finiranno le persone? No, lì finiranno niente, lì facciamo in modo che se c'è bisogno di un punto d'appoggio, che so, di un punto per fare tamponi, un presidio sanitario, piuttosto che qualche lavoratore della schiavonia che vuole restare in osservazione, non ci ascolta in ospedale, cerchiamo di avere un centro di riferimento. Ovviamente i pazienti restano in Veneto e avranno le cure presso le 7 malattie infettive del Veneto. Ma che hanno risposto da Roma? No, ancora no, guardate, i campioni sono partiti da tarda pomeriggio, quindi immagino che alla volta di voi, alle 10, mezzanotte, a quegli orari lì arriveranno le risposte. Posso dire che i campioni sono partiti purtroppo con la positività da parte dei laboratori. Ecco, ricordiamo allora quello che stavamo sentendo proprio da Zaia, anche per integrare, mentre la collega Gaiani appunto ci stava facendo sentire le ultime cose che ci stava dicendo Zaia, l'ospedale che Zaia stava dicendo lo stiamo svuotando e faremo i tamponi a tutti uno per uno, è quello di Schiavonia, il primo ospedale dove sono andati i due anziani, non l'ospedale di Padova, lo ricordiamo perché qualora vi foste messi in collegamento solo adesso, non vorrei che venisse appunto il panico che stanno svuotando l'ospedale di Padova, no, non è così, l'ospedale che stanno svuotando, ma lo faranno, avete sentito, in 5 o 6 giorni con tutti i crismi del caso, è quello di Schiavonia, dove appunto erano andati le due persone contagiate. Poi avete sentito chiusura di tutti i negozi, questo per quanto riguarda Vo e Ugano, chiusura delle scuole, sempre per quanto riguarda Vo e Ugano e della zona, naturalmente stanno preparando tende, la protezione civile, insomma si sta valutando quello che si può fare qualora, nella peggiore delle ipotesi, ci fossero molti altri casi in più per isolare il più possibile naturalmente la zona a questo proposito. E avete sentito proprio adesso, sempre da Chiara Gaiani, che il governatore del Veneto ha detto stiamo aspettando quello che sono i risultati dello Spallanzani, cioè dell'ospedale romano che fa le valutazioni finali se si tratti o meno di coronavirus, ma purtroppo il tampone, che è quello che poi insomma lo riconosce a prima vista, è stato positivo, quindi salvo magari fosse così delle sorprese che ribaltino il tampone, i casi non sono solo sospetti, tecnicamente sono sospetti solo perché manca il secondo grado di visione. Sentiamo anche, credo, possiamo vedere intanto, non so se poi ci possiamo collegare con Vo e Ugano, questo fatemelo sapere voi, vi faccio vedere, credo questo sia il tavolo di quello che stiamo per vedere, eccolo qua, è il tavolo di emergenza, questo di cui parlavamo prima, che è riunito, riconoscete alla ULS 6 il governatore del Veneto, di fianco c'è l'assessore alla sanità Lanzarin, poi riconoscerete anche il prefetto di Padova, poi ci sono tutti quelli che si occupano dei vari gradi di emergenza, i computer sono collegati poi a loro volta con la protezione civile, con il commissario che è poi lo stesso capo della protezione civile, insomma questa è la sala operativa che state vedendo proprio riunita in Veneto per poter raccontarvi questa emergenza. Vediamo proprio invece il governatore Luca Zaia ai nostri microfoni, perché ricordiamo che alle 21:15 il governatore è a Focus, dove darà tutte quelle che sono le notizie su tutte le cose predisposte in Veneto, in un'intervista realizzata, lunga intervista realizzata dal direttore Luigi Baccialli. Allora sentiamo una sintesi anche di questo. Siamo allo stato di massima allerta, siamo pronti ad adottare qualsiasi misura, anche quelle più straordinarie. Siamo preoccupati del fatto che comunque il contagio è arrivato vicino ai nostri confini, siamo già in Lombardia con 3 persone contagiate.
L'emergenza è qui, è ora, e preme ai confini del Veneto. Anche per questo il governatore Luca Zaia, guardando ai primi italiani contagiati in Lombardia, si dice pronto ad adottare misure drastiche, che in parte ci sono già, si tratta di applicarle. Non c'è nulla da inventare, perché le linee guida per la tutela della salute dei cittadini e per eventuali soluzioni drastiche ci sono e sono chiare. Bisogna evitare totalmente, anche qualora vi fosse la massima allerta, il contagio. Il contagio lo si evita semplicemente evitando il contatto con le persone contagiate, quindi circoscrivendo il nucleo, la comunità, come si dice scientificamente, la popolazione di persone contagiate. Isolamento, quindi, che lo stesso Ministero, nella circolare diramata in queste ore, ha confermato in due diverse modalità. Resta la quarantena fiduciaria, cioè su base volontaria, per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni, a cui si aggiunge quella obbligatoria. Una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono venuti a contatto con le persone, con questi pazienti certificati positivi. Queste le misure emergenziali, cui si aggiunge la corsa ai ripari della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Prima di ricevere in studio pazienti con sintomi sospetti è necessario un triage telefonico. Tornando in Veneto, la Direzione Prevenzione della Regione ha emesso una nota di aggiornamento per tutte le strutture sanitarie, dove evidenzia come finora il laboratorio di riferimento di Padova abbia effettuato 137 test per la conferma diagnostica, tutti i risultati negativi, così come gli esami eseguiti sui 9 soggetti sospetti ricoverati che presentavano febbre al loro rientro dalla Cina. 77 invece i bambini in isolamento fiduciario, soprattutto di ritorno dal capodanno cinese, misura che era stata chiesta dallo stesso Zaia a inizio emergenza, con annesse accuse di razzismo. Mi piacerebbe anche che qualcuno magari rivedesse le dichiarazioni, in alcuni casi anche molto forti e offensive, fatte nei miei confronti, proprio perché ho proposto l'isolamento fiduciario. E mentre continuano i controlli negli aeroporti veneti, a gettare un'ombra anche sui casi negativi è Giorgio Palù, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, che conferma come sia possibile essere negativi al test anche dopo aver avuto un'infezione da coronavirus. Per Zaia l'allarme non conosce confini. Questo è un virus, è un cataclisma a livello internazionale, siamo preoccupati di quello che è poi il continente africano e della salvaguardia della tutela che poi si possono, delle tutele che si possono attivare in Africa rispetto alla salute dei cittadini e eventuali contagi. E naturalmente poi il contagio è qua, e quindi al momento la preoccupazione è proprio sotto i nostri occhi. C'è da dire che per quanto cosa dice la sanità nazionale riguardo a questa fase che vede coinvolte la Lombardia, lo ricordiamo, 14 casi di contagio accertati, e il Veneto con questi due casi di contagio di fatto quasi accertati con il primo tampone. La comparsa in Italia di casi Covid-19, perché questo è il termine tecnico del coronavirus, a trasmissione locale, quindi non arrivati in viaggio dalla Cina, ovvero in soggetti non direttamente provenienti dalle aree a rischio della Cina, sembra essere un vero e proprio spartiacque della situazione. La priorità a questo punto è individuare i focolai che mano a mano si presenteranno. Ricordiamo bassa Lombardia, quindi il focolaio del Lodigiano, e a questo punto il focolaio, chiamiamo così, tra il Vicentino e il Padovano, ai piedi dei Colli Augani. L'allarme è massimo. Gianni Rezza disse che è il capo delle malattie infettive per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità, parla specificamente di fase ancora non ad allarme massimo, perché ci vogliono molti più focolai per poter stabilire allarme massimo. Chiedo appunto, vediamo subito, sentiamo se questo contributo invece di Zaia cosa ci può dire in questo momento. Lo mandiamo in onda. Il numero è in crescita, saranno sicuramente di più. Considerate che altra disposizione, e questa l'ho voluta con forza, l'ho voluta personalmente, anche questa è quella che si possa fare un tampone anche ai ricoverati con sintomi influenzali gravi, tipo le polmoniti, perché comunque è uno screening, sarà anche ritenuto a qualcuno banale,
ma a volte anche con la banalità ci si azzecca, nel senso che è ovvio non riusciamo a fare le analisi approfondite certificate su ogni cittadino, però è pur vero che se ci sono i sintomi c'è un tampone, comunque abbiamo già un'indicazione. E sull'origine, sulla causa di questo contagio? Saperla, guardate, arriveremo all'origine, perché questi sono contagi secondari. Contagi secondari vuol dire che è stato un contagiato, un primario che ha contagiato. Cercheremo di capire, in base alla ricostruzione della catena delle relazioni, cercheremo di capire cosa è accaduto. Perché questi sono dei cittadini, uno del 43, uno del 52, quindi 1943-1952, che condividevano assieme la passione delle carte in un bar. È escluso in ogni caso un contatto con il primo malato. Ricordiamo che le scuole sono chiuse assolutamente, tutti i centri di aggregazione anche, scusate, per appunto vedere assieme quali sono le varie notizie, ricordiamo con ordine, a questo punto vorrei fare una mozione d'ordine, partendo dal pomeriggio. Pomeriggio arriva la notizia che ci sono due persone con probabile coronavirus, perché? Perché sono state positive al tampone. Il tampone riguarda due persone, due anziani di 78 e di 66-67 anni di Vo' Euganeo. Vo' Euganeo, provincia di Padova, vicino quindi alla provincia di Vicenza. Le due persone erano state individuate come tali all'ospedale di Schiavonia e poi portate all'ospedale di Padova, una in, presso gli infettivi, l'altra in rianimazione perché è in gravi condizioni. L'ospedale di Schiavonia sono stati fatti i tamponi a tutte le persone che sono entrate in contatto subito con i medici, quindi con i pazienti, ma l'ospedale di Schiavonia, ci ha detto il presidente della regione Luca Zaia, verrà completamente svuotato da tutti i pazienti. Questo avverrà in 4-5 giorni, verrà fatto il tampone a tutti, l'ospedale verrà di fatto completamente bonificato, perché non si può rischiare che quello diventi un nuovo focolaio. Per quanto riguarda invece Vo' Euganeo, il sindaco ha diramato le ordinanze di chiusura delle scuole, di chiusura dei dei negozi, naturalmente qualsiasi luogo di assembramento e non solo, lì si sta costruendo altro ospedale. Sentiamo ancora però Zaia, sempre raccolto da Chiara Gaiani che ci sta seguendo dal primo secondo, prima ancora che arrivasse Zaia, la diretta dell'emergenza alla ULS 6, che è quella euganea, che sta fungendo, diciamo, da hub di controllo e di emergenza per tutta la regione Veneto. Sentiamo Zaia. Il massimo dell'allerta e quindi dell'osservazione. E adesso i due pazienti malati dove sono? Sono ad infettive e abbiamo i loro familiari già a Schiavonia per i tamponi. Un invito per gli abitanti di Veneto a quelli di rimanere a casa? Ma guardate, in questa fase è prudenziale evitare centri di aggregazione, evitare contatti e soprattutto in luoghi affollati e fare il tampone. Adesso abbiamo predisposto, appunto, ho voluto che anche a tutti i cittadini di Vo' ci sarà un presidio, molto ovviamente lo faremo nelle scuole, visto che si chiudono anche le scuole. E c'è il modo di fare uno screening, seppur diciamo veloce, ma con il tampone, che è assolutamente chiaro, diciamo esemplificativo, scusate, ed efficace, in maniera tale che si possa iniziare un primo screening eventualmente con dei richiami. Ricordiamo anche che Luca Zaia, mentre armeggio con le varie fonti che ci stanno arrivando, che Luca Zaia, appunto, qui intanto vediamo sempre il tavolo con Zaia, con Emanuela Lanzarin, l'assessore alla salute, vediamo il prefetto, vediamo dietro anche naturalmente il sindaco di Padova Giordani, perché in questo caso sono proprio nel suo comune le due persone infettate, perché in questo momento si trovano all'ospedale di Padova. L'infezione invece si è sviluppata, lo ricordiamo, a Vo' Euganeo. C'è da dire che l'ospedale da campo a Schiavonia, un ospedale da campo per eventualmente fare i primi tamponi, il primo screening,
sintomi influenzali hanno anche altri due parenti, bisogna verificare se questi altri due parenti, chiaramente tampone viene fatto anche a loro, che tipo di sintomi, speriamo si tratti di influenza. Bene, tra pochissimi istanti, appena intanto seguiteci perché ci colleghiamo audio e video con Vo Euganeo, con Gabriella Basso per tutte le ultime novità in diretta per questo dobbiamo appunto verificare assieme che ci siano insomma tutte le cose ancora non solo sotto controllo, ma che non ci sia il panico nella cittadina che, come ben sapete, abbiamo di fatto informato noi a livello proprio di popolazione con le prime dirette proprio dal posto. Quali sono come ci si protegge da questo che è il SARS-CoV-2? Come tutti gli altri coronavirus, possono essere trasmesse dalle goccioline della persona infetta, possono essere trasmesse con la tosse, con gli starnuti, oppure tramite contatto diretto personale, oppure toccandosi la bocca e il naso in continuazione, se per caso naturalmente si è arrivato con qualcosa di contaminato. Per questo è importante da tutti i punti di vista evitare i contatti personali, in questo caso con chi possa essere contaminato. È importante anche a questo punto verificare chi ha la febbre, chi ha difficile, perché stiamo parlando di una situazione in cui l'influenza è al suo picco, quindi nella gran parte dei casi si tratterà di null'altro che casi appunto di natura influenzale, ma ben difficili da riuscire a individuare. Fatemi sapere se posso collegarmi in diretta con la collega, perché nel frattempo vi ricordo qual è la situazione generale invece in Italia. In Italia in questo momento i casi accertati sono 14 più i 2 del Veneto, 16. Tra questi casi in Lombardia ci sono anche 5 medici, tra questi 5 medici ci sono anche altre 250 persone invece che sono sotto un controllo totale con isolamento, perché la cosa è ridurre il più possibile appunto la situazione. Eccoci qua, Gabriella Basso da Vo Euganeo in diretta. Eccoci. Eccoci Angelo, qui con il sindaco Martini di Vo Euganeo. Sindaco, allora ricapitoliamo, quali sono le misure che avete subito messo in atto? Subito la chiusura delle scuole fino a lunedì almeno, poi vedremo lunedì se sarà il caso di riaprirlo oppure no, e la chiusura di due locali qua del centro, di due bar del centro, frequentati dalle persone che sono ricoverate attualmente a Padova. Senta, ovviamente precauzione, anche sono messi in quarantena i familiari? Sì, sicuramente, questi sono già in quarantena, quindi lui ci ha fatto un'azione anche proprio in questa occasione, almeno una ventina di persone ritengono sia in quarantena in questo momento. Io consiglio comunque a tutti gli abitanti di Vo di non uscire in questi giorni, di restare un attimino a casa e di informare eventualmente in caso di aumento della temperatura corporea o di malessere, avvisare direttamente i medici. Ecco, parlavamo prima, diceva avete appunto chiuso questi locali dove questi due anziani frequentavano, però non si capisce esattamente da dove possono, chi può averli contagiati, perché insomma sono due anziani che giocano a carte in paese, non c'è, diciamo, non sono bar di cinesi che uno può dire. Sì, beh, anche un incontro casuale magari per strada o in qualche... Cioè può essere stato un cliente di passaggio? Cliente di passaggio, ma stiamo a vedere un po', tra un po' ci diranno anche questo probabilmente. Ecco, voi state aspettando i protocolli dalla regione perché... per capire come muovervi. Certo, sicuramente, quindi noi nel giro di un'oretta speriamo di avere i protocolli e dopo cominceremo a fare un'azione di messa in atto di questo protocollo per fare in modo di garantire. C'è il rischio magari di dover fare tra virgolette una tendopoli, cioè, speriamo di no, però magari insomma il paese è piccolo, però dicevamo insomma sono anche dei dintorni. Insomma, non penso saremo a questo livello, in ogni caso abbiamo delle strutture pronte per eventualmente per il ricovero temporaneo.
questo sì. Ecco, Gabriele, il sindaco... Siamo sindaco, la lasciamo rientrare... Sì, volevo solo chiedere se il sindaco ha delle ordinanze, ha delle ordinanze specifiche per il movimento delle persone, oppure no? Cioè, in questo momento loro invitano, oppure c'è un'ordinanza che dice non uscite dal territorio comunale o cose del genere? No, 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 in questo momento invitano... In questo momento loro invitano, facciamo un'immagine che avete appena dovuto entrare all'interno, loro invitano a non andare nei luoghi di aggregazione, perché possono essere, finché non viene trovato il paziente zero, perché appunto come diceva il sindaco, potrebbe essere stato anche una persona di passaggio in quei due bar, che sono frequentati fondamentalmente da anziani, che sono due anziani che non è che vanno in giro. E bisogna capire se magari qualche familiare loro eventualmente può avere avuto contatti con qualcuno proveniente da Wuhan o da una località dove c'è il contagio. Sono l'ordinanza, le uniche ordinanze sono quelle di chiusura delle scuole fino a lunedì e la chiusura dei due bar dove gli anziani frequentavano e giocavano a carte. C'è anche la ricerca di tutti quegli altri anziani che frequentano il bar e che hanno avuto contatto con i due soggetti appunto malati che sono ora ricoverati a Padova. Chiaramente c'è preoccupazione, come anche lo stesso sindaco avete visto, sta aspettando i protocolli da parte dell'unità di crisi di Padova e dovrebbero arrivare tra un'ora per capire esattamente poi come muoversi e se magari appunto chiudere ulteriormente per altri giorni le scuole. È tutto in itinere. Questa al momento la situazione qui a Vouganeo. Grazie, grazie mille, scusami, stavo anche ascoltando altre notizie che arrivavano. Addirittura, cioè, si sa proprio qual è il bar, vero? Ha fatto il nome del bar il sindaco prima? O no? Se non ne sei, allora, se non ne sei sicura è lecito bar, che tu non lo sia. Il mio sia, bar e il bar Sole, sono due questi bar, due bar che sono stati chiusi. Subito, quindi no, no, l'ha detto poi, sì sì, sono due bar, il mio bar e il Sole, sì sì. Ecco, questo è importante, insomma, capire la situazione generale di Vo, anche perché è un po' un esempio di quello che può accadere. È cambiato, certo. Ti chiedo come ultima cosa se è cambiato dal momento in cui tu sei arrivata, che hai dato tu la notizia ai negozianti, alle persone che stavi incontrando per strada con i nostri primissimi sì, infatti, collegamenti, come è cambiata la cosa? Esatto. Com'è cambiata la cosa? Guarda, al momento io sono rimasta qui in comune perché appunto... Sì, allora al momento ovviamente c'è tutto un chiacchiericcio all'interno, fuori dai locali, i negozi in questo momento stanno chiudendo e quindi la gente si sta ritirando in casa, sono tutti però comunque preoccupati e esterrefatti che possa essere successo a loro e a Vo. Per loro è incomprensibile questa cosa, come sia potuto accadere. Sono rimasti basiti e ancora adesso lo sono, perché quando noi siamo arrivati poi c'è stato un passaparola in tutti i locali del centro, si sono parlati tutti quanti, sono anche usciti per chiederci informazioni a noi per capire se era vero, se effettivamente due loro compaesani potevano aver contratto il coronavirus e soprattutto due anziani. Ecco, grazie veramente molto intanto a Gabriella Basso. Avete visto, questa, parliamo da Vouganeo, che è provincia di Padova, però siamo nell'edizione di Vicenza, perché è proprio andata la collega da Vicenza direttamente sul posto, gli altri colleghi di Padova hanno seguito invece la diretta con il governatore Zaia, diretta che continua naturalmente perché le notizie stanno arrivando, come aveva detto il governatore, la certezza assoluta probabilmente arriverà magari verso le 10 oppure verso mezzanotte, questa è la situazione. Io direi che adesso ci fermiamo, vediamo il meteo e poi cerchiamo di fare un riassunto generale di tutto nella nostra edizione straordinaria. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Benvenuti al meteo. Bel tempo grazie alla rimonta dell'alta pressione, destinata a diventare sempre più robusta nei prossimi giorni. Il dettaglio di sabato 22 febbraio. Sul Veneto avremo una splendida giornata soleggiata, non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo sarà sereno o al massimo velato, salvo per qualche foschia al mattino, ma in rapido dissolvimento.
clima mite con temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime in aumento fino a 15 gradi all'incirca. Anche a Vicenza sarà bel tempo, in città ma anche in provincia sarà un sabato asciutto e stabile con tanto sole ovunque e con cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 14 gradi. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech plug-in hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni, Franceschetti di Vicenza e Tiene.